Amiche e amici, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Che Calcio Vuoi? La Ternana torna al successo contro il Catanzaro, tiene vivo il discorso salvezza, grazie a Dio, e lo fa con una prestazione gagliarda e convincente, con un Eurogol di Di Stefano, con Breda che azzecca formazione, cambi, tutto, quindi da una settimana all'altra, ma neanche, almeno da pochi giorni all'altro. Ci fa cambiare almeno a me completamente opinione rispetto alla partita precedente. Bene, bene. Parleremo della partita e di tutti gli incastri che possono accadere nell'ultima e decisiva partita di campionato che noi giocheremo a Piacenza contro la Feralpi Salò, già retrocessa, ma ciò non inganni, con gli ospiti, con la formazione tipo. Dai, Gigi Manini, buonasera. Non saluta perché Siamo troppo. visti prima, che te devo dire? Ma non devi salutare me, saluta il pubblico, no? Va bene. Prima di me presenta. Gianni Giardinieri, Ciao, buonasera a tutti. Alessandro Mari. Poi, Buonasera. siccome abbiamo notato che basta nominarlo e porta bene, perché è imbattuto quando è stato nominato, abbiamo invitato anche, come dire, l'icona Ario. Va bene? Fatto quadretto. Chi ci segue sa di che parliamo, per cui ovunque proteggici. Bene, Gigi, dicevo, bella prestazione della Ternana, ci voleva assolutamente, perché se no era un gran Direi. casino, diciamo le cose come stanno, perché dopo lo vedremo, se Con dovesse. pareggio saremmo stati No, se arrivavamo tutti con pareggio rischiavamo di arrivare tutti a pari punti l'ultima, Sì, direi di sì. fermo restando che ancora non abbiamo fatto niente, che bisogna vincere contro la Feralpi Salò. E per la classifica Ulza saremmo retrocessi No, non abbiamo fatto probabilmente. niente, ma con un pareggio avremmo fatto purtroppo quasi tutto, nel E senso saremmo certo, quasi retrocessi. appunto, con questa vittoria abbiamo preso quei punti di vantaggio rispetto a Bari ed Ascoli che risulterebbero fondamentali almeno per scongiurare la retrocessione diretta. Dovrebbero, Caso di vittoria, in certo. caso di vittoria, garantirci minimo Allora. il play-out. E se invece si incastrasse tutto bene, potremmo addirittura salvarci diretti, però di questo parliamo dopo. Parliamo Certo. della partita, parliamo delle scelte di Breda, dei cambi, di tutto, tutto, Boh, tutto insomma. bello. Secondo Almeno me la secondo Ternana me. aveva giocato molto bene anche col Suttirol, perlomeno fino all'espulsione. Mi era piaciuta. Forse dietro aveva avuto, come posso dire, delle incertezze, ma in realtà aveva giocato una bella partita a viso aperto contro un avversario competitivo, quindi col Catanzaro primo tempo è stato bloccato, l'abbiamo visto, lo 0-0, se le altre squadre, come sembrava all'inizio, avessero perso, poteva andare, poi a un certo punto si è capito che dovevamo vincere, nella ripresa la Ternana, io direi che la differenza l'hanno fatta le motivazioni, il Catanzaro ha pensato più ai playoff, la Ternana doveva pensare alla retrocessione. E abbiamo avuto un paio di occasioni, ma il gol di Stefano è splendido, devo dire, un gran gol, rivisto ancora più bello, che un tiro a girare sul 7, praticamente imprendibile per Folignati. E la Ternana ha vinto una partita fondamentale, parecchi di noi hanno avuto quasi un mancamento al gol, perché è un gol non decisivo, ma importantissimo, perché ci permette di continuare a sperare. E direi che la partita si può riassumere in questo. Ho visto, devo dire, una difesa molto più sicura rispetto a quella che ha giocato a Salò, scusa, a Bolzano. Casasola ancora un'ottima prestazione anche in fase difensiva. Diciamo che all'inizio il mister ha scelto uno schema un pochino più prudente, nel senso che giocavamo praticamente con Pereiro centravanti di manovra e Di Stefano gli girava intorno. Poi nella ripresa, quando dovevamo vincere, ha giocato ancora più offensivo. A me dispiace una cosa, poi dopo giustamente tu ne parleremo dei vari incastri, mi dispiace perché secondo me nelle ultime partite e comunque per tutto il campionato la Ternana ha tanti rimpianti e con un punto la Ternana era arbitra del proprio destino. Bastava un punto anche nelle ultime due partite con Suttirol e Ascoli per arrivare pari allo Spezia e in caso di nostra sperabile vittoria, non dovevamo attendere i risultati degli altri. Vabbè, Quindi questo è un grandissimo però è colpa rimpianto. nostra, Sì, anche nostra, anche nostra, anche beh. nostra, perché se poi ti annullano un gol che è dentro, non è solo nostra, Sì, però non sai come sarebbe andata a fine la partita. No, Però
Quella no, potevano anche rimanere sì, ma anche carità. A Bolzano però io non sono tanto convinto di quelle ci sono state delle partite soprattutto in casa sì, in cui noi non ci abbiamo neanche provato no ma non solo, ma poi abbiamo buttato via dei punti no? Con lo Spezia per me la partita spartiacque è quella col Pisa, perché col Pisa tu strameritavi sì, la vittoria però non avevi segnato sarebbero tre punti vabbè comunque l'abbiamo buttati via. È clamoroso. Quelli li abbiamo buttati noi senza che... C'ho ancora nella mente il rilancio di Iannarino. Sì, però i due torti più grossi che parlo del Sudtirolo in casa e Brescia fuori casa, a me rimangono... Poi ecco, ripeto, questo senza voler dire che la Ternana non è stata ingenua, ma è una squadra giovane, c'ha i pregi e i difetti delle squadre giovani. Però per un punto, dicevo, un punto che ne so, a Bolzano... Ma ne avremmo potuto prendere una decina. Beh, io parlo dell'ultima volta. Comunque, vabbè, ormai questo è accaduto, è un rimpianto, ma ormai è accaduto... Adesso ce ne andiamo a giocare, poi magari dopo ne parliamo meglio di questa partita. La Ternana deve affrontarla con lo stesso piglio con cui ha affrontato il Calanzaro. Bene. Gianni, a te. Guarda quanto è caruccio Ario. Bello. Anche primo eretico della storia. Giusto, anche... secondo me ci sta proprio dentro la trasmissione nostra. Beh, sembra la più eretica. Era proprio un'eresia brutta, sì, via, sì, era sì. Appena un po'. Beh, allora, è stato dichiarato il primo eretico. Sì. Poi vedi lo sfondo rosso-verde. Poi con quella faccia, come per dire, con le mani sui capelli, come per dire... Però, allora, io ti devo dire, la Ternana è vero quello che diceva Gigi, ecco, bello questo primo piano di... Pure rosso-verde. Pure rosso-verde, vedi? Poi col pizzetto, quella sembra barba. Sembra Maggiorino da Vecchio. Beh, magari sarei magro in questo caso. Ecco, parte qui. Milso. Vai. Dai, diciamo seriamente, questa è stata una giornata tutto sommato positiva, perché è mi vero... Mi permetti? Sì, sì. Io da vecchio, lui vecchio c'è già. Ecco, quindi... Va bene. Ma come abbronzatura ci sta vicino rispetto a Ario. Ecco, la differenza è quello era libico. Quindi era mortale. Voglio dire, cambia un po', vai. Dai, fammi. No, comunque, è vero quello che diceva Gigi, cioè sul discorso di un punto che poteva essere... Anzi, era decisivo. Però la ribalto in un altro modo, no? Cioè noi alla fine della partita, praticamente quella partita della Ternana era terminata, lo Spezia stava 2-2, fa il 3-2 e poi gli viene annullato al VAR. Tant'è vero che i giocatori sono già sotto la Nord, quando sentono il boato dallo stadio si girano, non capiscono bene quello che era successo, per cui da un certo punto di vista quest'ultimissima diciamo situazione ci è stata di grande aiuto, perché se lo Spezia avesse vinto a Cosenza allora lì gli bastava fare un pareggio, quindi era tutta un'altra roba, per cui insomma guardiamola in un altro modo. Poi c'è anche da fare un'altra considerazione, che questa squadra ancora una volta secondo me ha dimostrato che nelle difficoltà emerge sempre. La partita col Calanzaro veniva dopo una botta di quelle psicologiche tremende, perché stai 3-2 a Bolzano, giochi anzi sul 2 a pari, fai il 3-2 a Bolzano in 10 contro 11, quindi grande esaltazione da un punto di vista del morale, poi invece prendi il 3-3, addirittura prendi il 4-3, quindi quella era una mazzata che da un punto di vista psicologico ci poteva proprio schiantare. E invece ancora una volta la Ternana ha dimostrato di essere un gruppo straordinario. Io alla fine della partita devo annotare queste cose, vedo Anthony Giannarilli sul cortile dello stadio, lo saluto, mi dice sì dai ok andiamo a vincere anche, anche a Piacenza, fate tutti i gesti apotropaici, poi dopo li faccio anch'io. Poi tocco Ario, t'ha detto salutami Maggiorini? Sì, ma ci saluta Enrico. Dopo vedo allora, gradi... stasera rincaro la dose, perché vedremo la punizione parata da Vitali e ti farò vedere come si rinvia, dopo si respinge. Sì, dopo vedo Sgarbi e Sgarbi camminava veramente con le stampelle e stava a Terni. Sgarbi mi sa che abita in Veneto anche lui. Brescia, una cosa del genere. Poi, come ha detto il mister, Pidia, che ha praticamente concluso il campionato perché c'ha un problema al ginocchio, gli si gonfia in continuazione, anche lui stava qua. Quindi Zuberec è la stessa cosa. Quindi questo è veramente un gruppo che comunque andrà a finire, non lo so come andrà a finire, però è di grandissimo livello. Tra l'altro, io l'avevo detto, penso, da settembre, ottobre, ci salveremo all'ultimo secondo dell'ultima giornata. No, aspetta, che non significa che ci salveremo sabato, magari, venerdì, scusa, potrebbe essere anche prolungata la cosa. Voglio dire solo questo,
che se anche noi finisse come potrà finire, non lo so, però dovremmo essere fieri di questa squadra, dovremmo essere fieri di questo sicuro. Gruppo, di questi ragazzi, ma perché non c'è dubbio. Veramente hanno dato il sangue e questo per me è già tanto, se non quasi tutto. Secondo perché me se ci salviamo ci faranno commuovere questi. Sì, guarda, io ti dico, tu prima hai detto una cosa giusta, no? C'è stato dei mancamenti, quando ho segnato la Denaro contro il Cananzaro, io vedevo la partita, posso dire, insieme a Ivano, anzi mi devo anche un po' scusare con quelli che stavano in sala stampa, perché sono un po' andato fuori di testa insieme a altri, no? Tra le urla, gente che batteva sui vetri, i momenti spacco una sedia, ma non è perché quando hai questo stato emotivo, vedere questi giovanetti, questi ragazzini, come si dice a tenni, no? 19, 20 anni, che danno tutto, che veramente si uccidono in mezzo al campo, beh, questa ragazzi è tanta roba. Poi magari finirà come finirà, però ripeto, già questo è tanto, perché poi nello sport si vince e si perde. E essendo tutti prestiti, però qualcuno potrebbe anche risparmiarsi. Noi, ma no. Non si è risparmiato invece, nessuno. Ma qualcuno si potrebbe anche fermare, sembra in prezzo. No, ma quello, cioè, quello però, però se te salvi. Poi andiamo, lì ci stanno notizie che, vabbè, ne parleremo a cose. Ne parleremo più là. Però allora, la cosa più bella, ecco, è questa. E termino con un dato. Pochi minuti fa erano 750 biglietti venduti per la trasferta di Piacenza, è stata aperta la prevendita alle 15, quindi in tre orette e mezza sono andati via praticamente il 50% dei posti a disposizione in curva, poi probabilmente verranno aperti anche gli altri settori, e anche questa è una grande dimostrazione di affetto e di amore della tifoseria nei confronti della propria squadra, perché 750 biglietti in tre ore è una roba incredibile. Da derby. Alessandro. Di venerdì sera, esatto. Ti volevo dire, finalmente abbiamo visto Amatucci faticando in coppia a centrocampo. Si può fare, sì, finalmente. Breda ci ha levato questo dubbio. Abbiamo aspettato la fine e abbiamo visto che possono coesistere. E secondo me sanno lavorare molto, molto bene. Sia come reparto che individualmente, e faticanti ha dato la possibilità a Amatucci di andare a prendere la palla, quindi i centrocampisti più alti in fase di pressione o di pressing di tutta la squadra. Anche Luperini sì, è stata una partita tatticamente, soprattutto il primo tempo, molto, molto interessante, nel senso che il Catanzaro partiva con un 3-4, una sorta di 3-4-2-1 con Petriccione regista puro, e soltanto che in fase di costruzione al basso, avendo fulignati i piedi di un trequartista, facevano questa rotazione, quindi passavano a lavorare da difesa a 3, lavoravano come difesa a 4, facendo alzare Valeri, il centro sinistra, a terzino. Scidum veniva a fare una sorta di terzino, e Petriccione e l'altro mediano lavoravano un quadrato, quindi si creava Fulignati i due centrali, Petriccione l'altro mediano, Olivieri che s'alzava, Pontissimo mi sembra fosse, e due terzini che si allargavano, quindi facevano questo giro palla basso, invitavano ad Hernana ad andare a prendere alta, e poi cercavano il giocatore tra le linee, quindi o Van de Putte o Biasci o Iemmello, o alle volte anche Scidum, si mettevano tra le linee tra la difesa e il centrocampo e andavano a sviluppare le loro verticalizzazioni. Una squadra veramente, un impianto di gioco veramente invidiabile, per questo faccio i complimenti, perché è veramente una bellissima squadra. Detto questo, la Ternana non è stata a guardare, Breda ha preso le sue, secondo me, da quello che ho visto, contromosse. La Ternana non ha giocato con il 3 centrale puro, ma ha giocato 2-2, ha giocato con Faticanti e Amatucci e Luperini e Pereiro, con Di Stefano sorta di punta libera di svariare più spesso a sinistra, dove lui ama giocare, e Pereiro probabilmente finto falso 9, insomma più offensivo rispetto a Luperini, ma Luperini subito prima saltatore. Ha portato Carboni spesso ad andare a prendere palla alta, quindi ha deciso di partire con questo pressing offensivo. Siamo andati a prendere gli avversari, siamo andati molto, molto bene. Carboni ha speso all'inizio subito due falli su Scidum, purtroppo è costata l'ammonizione a Casasola, perché secondo me il fallo di Casasola probabilmente non era d'ammonizione,
ma è stato l'ammonizione, ha spiegato bene Breda, in quanto somma di falli. Già ne aveva fatti due di Stefano, due Carboni, aveva comunque sia... I primi cinque minuti gli abbiamo fatto capire come funzionava, sì, forse. Sì, sì. Li siamo andati a prendere altri, eh? Non ci siamo fatti... Direi di sì, però non lo so, è andato a ammonire il giocatore che ha fatto il fallo più... Sì, però blando, tanto bene, esatto, era tanto bene quello diffidato. Però magari ce la leviamo per eventuale. Favasuli praticamente a uomo su Van de Putte. Favasuli a uomo su Van de Putte. Van de Putte l'avevo detto la settimana scorsa e confermo, un giocatore veramente, veramente forte. Fortuna nostra che ha questo piccolo affaticamento, diciamo, all'adduttore, come ha detto poi Vivarini, e quindi è dovuto uscire e non ha fatto neanche una delle sue migliori partite. Detto questo, però mi sento da fare i complimenti alla Ternana, mi sento da fare i complimenti a Breda per aver imbastito e recuperato subito energie fisiche, ma soprattutto mentali, per affrontare una partita vitale, mettendo in campo una formazione all'inizio mi ha lasciato un attimo perplesso di Casasola, poi dopo ha spiegato che lui ci ha sempre giocato e quindi lo sapeva fare. Devo essere onesto, ha fatto una partita eccezionale, clamorosa. Dopo l'errore di Ascoli fa un capolavoro a Bolzano e fa un altro capolavoro in casa col Catanzaro, quindi tanto, tanto di cappello e complimenti a Casasola per il nuovo ruolo e per come l'ha interpretato, sempre in anticipo, mai in fatica, mai in difficoltà, sempre pulito, belle molto, diagonali, belle diagonali, copriva la verticale, la profondità e veniva corto a prendere. Il bello è che durante il campionato tante volte abbiamo visto in fase difensiva che si faceva girare dietro l'attacco, esatto, e invece stavolta proprio perché forse da centrale vede più campo, esatto, ho notato anche che quando gioca sulla fascia laterale spesso tocca questa palla suola punta si rintorna, invece da lì, invece lì si è messo piattone palla lunga, badava al sodo centrale, esatto, perché a parte che Favasuli gli ha dato una grassa mano, secondo me, perché stando uomo su Van de Putte. Ma poi c'è il discorso che se tu giochi da braccetto, da centrale, vedi molta più porzione di campo che se giochi esterno. Quindi secondo me quello lo ha favorito tantissimo. Sì. Casasola, tra l'altro, è un giocatore che può giocare centrale perché è 1,90 m e rotti, cioè fisicamente... Ha anche dovuto correre di meno, no? Quella posizione, quindi sei più lucido. Sì. Poi non teme la profondità, non teme l'uomo contro uomo. Bravo di testa. Dalle mura e Lucchesi sono andati bene, diciamo che anche Iemmello non stando al 100%. Ma io avevo visto questi due regioni, avevo letto che il Catanzaro comunque sia, aveva molti giocatori... Non al meglio. Non al meglio, e indubbiamente quello che ha detto poco fa Gigi è vero, insomma, comunque sia... Il Catanzaro il secondo tempo l'ha detto anche Vivarini, perché sostituire Van de Putte e Iemmello non è da tutti i giorni. Biasci. Ha tolto Biasci, avevano problemi fisici, quindi ha pensato bene di risparmiarli in ottica playoff. Detto questo, la Ternana ci ha sempre creduto e ha detto bene Breda, se Di Stefano non si inventa quel gran gol, certo, purtroppo rischiamo di pareggiare anche l'ennesima partita, quindi... Bravi ragazzi, bravo Breda, però un attimo essere più cinici, perché queste partite, come credo sarà pure quella di Piacenza, è fondamentale sfruttare anche l'attimo di spazio che ti lasciano. Mi viene in mente Dionisi contro l'Ascoli che recupera palla alla scarica a De Burr. Lì un attimo di cattiveria in più sarebbe auspicabile. Detto questo, sono ragazzi, l'avete detto voi, sono ragazzi splendidi, hanno corso, si sono impegnati. Stanno dando tutto per questa maglietta e dico una cosa, non la dico polemica, però vedendo Breda come è riuscito a recuperare questa squadra, questa partita, e vedendo come ha motivato i ragazzi, come ha preparato, come ha fatto i cambi, la sostituzione di Bologa mi lascia ancora più l'amaro in bocca in quel di Bolzano, purtroppo. Vabbè, quello l'abbiamo detto e può essere stato un errore. Mi dispiace, purtroppo pesa. Però ci dovremmo tornare, perché adesso Casasola, che aveva tappato quel buco, è squalificato, rientra Bologa dalla squalifica. Io non vorrei se dovesse stare a discutere di Feralpi Ternana con Bologa in campo, però questo è un tema che voglio affrontare dopo. Voglio dire invece anch'io la mia sulla partita. Scusa, se te posso dire una cosa. Secondo me, in questo momento... Io non farei il processo a nessun giocatore. No, io non faccio il processo al giocatore. Infatti, poi dopo magari lo facciamo, dopo, lo faccio, dopo Salò. Lo faccio all'allenatore, però io veramente non vorrei andare... Ho capito, però metti che giochi a Bologna, no? Se partiamo, ho capito, se io partiamo metto le mani questi avanti. Discorsi... Io non, metto le mani avanti. Anche perché stavolta serve chi segna più che chi non segna. Ha detto Alessio, ti sta con le braccia strette. Se no vai fuori. Allora, dicevo, ecco, adesso siamo vicini.
Io non facevo un processo a Bologna. No, no, io, lo, vabbè, io, okay. Io lo faccio, io ce lo dicevo a Maggiore. Vabbè, no. Perché adesso non si può dire niente. No, dai, è diventato... Non è che non si può dire niente lì. Lo sai che io sono uno che ha sempre detto, no? La sua, ci mancherebbe. Però io dico, in questo momento, io, questa è la mia opinione, poi ci mancherebbe, tu lo dici la tua, ci mancherebbe. Dico solo che in questo momento stare a dire se gioca a Bologna è un errore, per me è un errore. Secondo me lo carichiamo di responsabilità. Faccio un esempio, quando si è fatto male Iannarilli, è entrato Vitali, tutti avevamo dei dubbi. Però non l'abbiamo detto perché, d'accordo con Gigi, perché ci tenevamo. Allora, non siamo... Dopo lo diremo, no? Dopo, tanto se dovesse andare male, diciamo. Nel momento in cui lui ha schierato Casasola, perché questo ragazzo già ci ha preso. Già nel momento in cui pressione. Breda schiera Casasola a braccetto, preferendolo a Sorensen. Io non dico A, non dico A, perché Casasola è un altro che ha esperienza da vendere. È stato croce edilizia per larghi tratti di questo campionato, ma per quanto mi riguarda il campionato di Casasola è positivo nel bilancio. Ampiamente. Poi ci sono state delle partite in cui è probabilmente ha fatto tra i peggiori in campo, ma altre è stato tra i migliori e il rendimento in generale per me è più che positivo. È un giocatore positivo, lo metti, lo schieri in una posizione delicata, ha senso perché è destro, per cui gioca un ruolo che può fare. Perché porta su palla. È come braccetto, è valido, sì, è tira su. Io non dico A. Nel momento in cui, e non dico, beh però quel difensore lì è Sorensen, no. Ma hai sentito dire questa cosa? No. Però lì, in questo momento tu forse però lo sai che Sorensen in questo momento mi... è fuori, non dico fuori rosa, perché è entrato Zoglia negli ultimi minuti, no? Quindi ti fa capire. Zoglia perché a terzino sinistro. Entrato. Vabbè, però secondo me... Era che è il ruolo suo, è entrato. Sì, scusa, però... È ruolo suo. Sì, però io non bene, mi devo interrompere, Zoglia. Molto Gigi, bene. Perché l'Andrea Orda, lui è stato gentile che non ci ha mannato, io ti ci manno subito. Se benissimo, vai, allora, inizia. No, scusa, devo lo dire. Io dico... che se mi devo andare a giocare la partita dentro o fuori per la Serie B a Piacenza, a Pisalò, non ci voglio andare con Bologna, lo posso dire? Hai capito tutto quello che volevo. A me non mi interessa quello che vuoi dire, tu di la tua, io dico la mia, io metto le mani avanti, io voglio un giocatore di esperienza, inventate un'altra cosa, inventate qualcos'altro, ma non, finiti. Perché se questo, allora questo giocatore ha giocato tre partite. Va sì, bene? Io, con Lasco è andato bene, però. Con Lasco è andato benino. Però, la prima che ha giocato è andato male. Con Modena è andato malissimo. Con il Sud-Tiro. Questo è il curriculum. Mi dispiace. Ho capito, però. No, anche se Sorensen ha sbagliato un paio di partite, e io mi gioco Sorensen tutta la vita. Questo l'hai detto, però abbiamo capito probabilmente che l'allenatore c'ha un'altra idea. Questo lo dici tu, io non lo so, io dico la mia, punto. E non mi interessa che tu dici no, non tocca a dirlo, io lo dico. Pensa un po', dillo, perché ribadisco il concetto. Io ti tocco. E tu tocca a me, però ribadisco il concetto. Siccome questi in teoria fanno calciatori professionisti, se Enrico Maggiolini da Terni su una televisione privata dice secondo me è meglio che gioca questo anziché quell'altro, non è che possono andare in depressione. Se no hanno sbagliato un mestiere. Però un conto dire così, un conto dire non voglio vedere Bologna. Io non lo voglio vedere. No. Permetti? Vabbè, io ce l'ho nella mente, negli occhi ho l'ultima prestazione di Bologna, non lo voglio vedere. Io mi fido di Breda. Pensate a giocare la salvezza, va sostenuto anche Bologna. Vabbè, se gioca a Bologna è chiaro che ti fu uguale, ma non è quello il problema. Però almeno lo dico, almeno ho la coscienza pulita, se permetti. Abbi pazienza. Per il resto invece no, volevo fare i complimenti per la scelta della soluzione che ha trovato stavolta con Casasola, che ci ha stupito molto positivamente. Mi è piaciuta molto la prestazione di Favasuli, mi è piaciuta molto la prestazione di Fatiganti in coppia con Amatucci, mi è piaciuto Carboni, ha fatto un ottimo, finché ha giocato molto bene. Mi sono piaciuti un po' tutti, Dionisi benissimo, è andato benissimo, cioè, tutte le cose come mi piacciono a me, quando mi piace tutto lo ti dico bravo. Perché mi guardi? Sì, sono d'accordo. No, perché tu pensi che uno ha i preconcetti, io non ho nessun preconcetto, io giudico quello che vedo. Questa partita ho visto tante cose belle, positive, giuste, azzeccate dall'inizio e in corsa. Per cui quando, così come critico quando vedo cose fatte male, faccio i complimenti sinceri di cuore e da tifoso soprattutto, quando le vedo fatte bene. Bravo Breda sta partita. Per cui a maggior ragione non vorrei che ricominciassimo a fare errori fatti in precedenza. È squalificato Casasola. Però c'è Sorensen. Può giocare. Comunque io, alla fine io sintetizzo e poi faccia al mister. Anche perché poi la responsabilità è sua, comunque ci interessa anche a noi, certo, diciamo. Certo che mi interessa. Però io giocherei centrale Sorensen e braccetto dalle mura. Io no, non cambierei.
perché dalle mura ormai sono 4-5 partite, fa il braccetto, ormai dopo se cambi troppo. La soluzione ci sarebbe con Carboni, però dopo giochi con tre mangini, ci sarebbe, secondo me può giocare anche Carboni dietro. Ma devi spostare anche Lucchesi. È un problema all'ultima di campionato. L'ultima di campionato non si tocca niente, giustamente. Non si tocca niente, ma qualcosa devi toccare, perché comunque Casasola ti ha fatto, e Bologa diciamo non aveva convinto, quindi qualcosa devi fare. Giochi tranquillamente con Bologa e fai star ragazzo. Senti, io ti faccio una domanda secca, tu la partita della vita la giochi con Bologa o con Sorenzo? Ad oggi Bologa. Ad oggi anch'io Bologa, secondo me. Ha preparato tutta la stagione, sta lavorando in quel modo. È l'ultima partita, non c'ha modo, non c'ha motivo. In questo momento Sorenzo è fuori da radar. Faccio un altro esempio pratico. Faticanti e Maducci ti hanno dato delle risposte troppo importanti. Tebur si rimette seduto un'altra volta e recupererà con calma. Questo è probabile. Appunto, nel però senso, perché hanno giocato bene. Nel senso che quando tu trovi una quadratura, come... No, nel senso che anche... Però io ti sto parlando di reparto. Sai che dice Enrico? Enrico dice che a Bolzano sta quadratura non è trovata perché quattro gol l'hai piati. Assolutamente. Però... Io te ne rispondo in un altro modo. Te rispondo in un altro modo. Se non lo butta fuori entro il primo tempo... Il mister, se dovesse essere ammonito, lo toglie se sta in difficoltà. Sì, questa volta. Sì, sicuramente non fa lo stesso errore. Mi fido anch'io di Bredo. Oramai siamo arrivati alla fine. L'ultima partita ha trovato la quadratura. Abbiamo trovato finalmente un Favasulli titolare. L'abbiamo invocato da 37 partite. Abbiamo trovato Faticanti in mezzo al campo. Bene, così stiamo ritrovando Viviani. Stiamo preparando all'ultima partita. Con le nostre difficoltà, sperando che sono l'assenza, ultima partita del campionato, diciamo, della regular season. Sperando potrebbe anche positivo. Però ci avviciniamo moralmente con lo giusto spirito, con il giusto spirito. Bene, pubblicità. Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa, in Via Venucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. Stai facendo investimenti? Vuoi formare il tuo personale o digitalizzare la tua impresa? OBM Consulenza è il tuo partner per la finanza agevolata. Pensiamo a tutto noi, al tuo fianco per costruire il futuro della tua azienda. Approfitta della nostra consulenza e contattaci allo 0744 08 0761. Il nostro consulente sarà a tua completa disposizione. OBM Consulenza. Guardiamo al domani. Centromatic è innovazione e competenza. Uno staff qualificato garantisce interventi a domicilio per l'installazione di cancelli automatici, porte da garage, citofonia, videosorveglianza e antifurto. Centromatic è a Terni, in via Luigi Corradi numero 9. Telefono 0744 81 27 40. Generali mi tutela mentre svolgo il mio hobby preferito. Proteggi i miei spostamenti e quelli dei miei cari. Mi aiuta a realizzare i miei sogni. Si prende cura di me e mi tutela in caso di imprevisti. Lavoriamo per essere i vostri partner di vita. Generali assicura, protegge. Anni. Casa tua. AET. Da mezzo secolo nel settore assistenza, ricambi e vendita dei principali marchi di elettrodomestici. AET. All'avanguardia nei prodotti di condizionamento e refrigerazione civile ed industriale. AET lo trovi a Terni,
in via Le Ardi 2 e servizio tecnico in via Fornaci 14 AET. Officine meccaniche Regildo, da oltre 30 anni al vostro servizio. Diagnostica elettronica, autoriparazioni, gommista, soccorso stradale e tanti, tanti altri servizi a vostra disposizione. Officine meccaniche Regildo lo trovate in via Enrico Fermi 18 a San Gemini. Gelattolo, un tuffo nel piacere. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili. Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi. Meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. Centro Pneumatici Maratta. Pneumatici delle migliori marche ed occasione a prezzi imbattibili. Riparazione, sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto, veicoli commerciali, autocarri e rimorchi. Esperienza e professionalità al tuo servizio. E sempre la scelta più conveniente. Chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci in via Lessini 21 a Terni. Telefono 0744 30 14 24. Spazio Verde Garden Village vi invita al Festival delle Rose. Una grande esposizione di rose dei maggiori produttori italiani ed europei, per collezionisti, appassionati e non solo. Un'occasione da non perdere. Festival delle Rose, dal 1 al 31 maggio, da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91 a Terni. Bene, eccoci tornati in studio. C'è stato un acceso scambio di idee fuori onda, diciamo che passiamo oltre, ci vediamo gli highlights della partita, stavolta è un bel vedere, sì. Finalmente, una volta tanto. Viviani, no, che è entrato gli ultimi minuti, bene, ci può fa comodo, sì, ci sì, può sì. Fa comodo Viviani. Ma Dionisi è entrato bene, Viviani è entrato bene. Questi, cioè, ci fanno comodo. Un minimo sindacale di esperienza ci vuole. Dionisi è una delle anime della squadra. La cosa bella di Dionisi e Viviani, è, oltre al discorso dell'esperienza, che in queste partite diventa ovviamente fondamentale, ma hanno un aspetto importante, è che quando recuperi palla la tieni, non la ridai a loro. Soprattutto negli ultimi minuti la gestisci, esatto. La gestiscono. È quello che non abbiamo gestire. Saputo fare per tante partite. Cioè Viviani, se deve perdere un tempo di gioco con un passaggio di piatto, ha la personalità e la tecnica per farlo, e anche la lettura da tattica. Sì. Come Dionisi, che magari ti fa uno scatto a fine partita pur di non mandarla in fallo laterale, e poi se la tiene, se la gioca, e perde quei 30-40 secondi che poi diventeranno determinanti per il risultato. Ma poi c'hanno l'esperienza e la personalità, perché tu lo sai che in Serie B, come in tutte le categorie, si conoscono i giocatori, no? Fra, certo, loro, come ci conoscevamo, che ne so, in prima categoria. Allora succede che un conto che vai che ne so, a spaventare un ragazzino che non conosci, un conto che ci sta Dionisio Viviani, col quale magari hai condiviso o hai giocato contro 30 volte. E, certo, l'esperienza, la personalità e il carisma, dopo lì conta. Che un conto andare a discutere con Viviani, un conto andare a discutere con Amaducci, no? Che è un gran, certo, giocatore, però ancora un ragazzino, magari fai subito a mettergli paura. Invece Viviani è uno che, cioè, insomma, penso che lo conoscano, penso che lo conoscano, e quindi insomma, in queste partite finali, non so quante saranno, una, tre, quelle che so, questi sono giocatori che contano. Secondo me questi sono giocatori, peccato non ci sta Capuano, che era un altro di questi. Capuano sarebbe, certo, stato un altro. Capuano stava anche lui in tuta, come ha detto Breda, eh? A dimostrazione. Peccato, insomma, però tanto non è Capuano, né gli anni, perché sento dire, se facciamo
non rientrano nel capo, no. A parte Sgarbi, vabbè, nessuno. Ma non rientrano anche perché non è il caso di rischiarli. No, ma perché non ce la fanno. Ecco. Poi, insomma, per quanto riguarda il portiere, che ne dica Enrico, insomma, che a parte quelli sproloqui, però, insomma, l'Italia è un gran portiere. Ha dimostrato di essere veramente bravo. Bravo. Se lo merita, sto contento questo ragazzo perché veramente, anzi, devo dirti che non sta facendo assolutamente rimpiangere Jan Rill. Ecco, e questo diceva io lo posso dire perché lo siamo sono difeso queste le cose che non vanno dette invece, vedi? Vabbè, però dovrebbero portare non vanno dette, però un applauso gli va fatto a sto ragazzo, ma ci mancherebbe, tutti ci avevamo, ci mancherebbe, però non detto sta facendo molto bene. Vabbè, ho capito, allora hai preparato qualcosa tu? Allora c'è che dobbiamo parlare di tante cose, vai regia con i contributi. Signore diario, lo tengo io col telefono. Sì, sì. Allora, la prima slide è sul discorso che dicevamo prima, che il colpo di testa di Carboni è praticamente uguale al gol che fece con il Cittadella, stessa azione. Però la differenza, ecco, che contro il Cittadella c'era solo Carboni in area. Carboni è amico di Fantozzi. Mentre invece qui erano in tre. Tre Scott Chess. All'ippopotamo stavano lì, all'ippopotamo. Quindi 5 contro 3, però insomma riempiamo meglio l'area. Quindi possiamo andare avanti. Era solo una nota. Il difensore centrale loro l'hanno preso dalla C, dal Taranto, Antonini Luiz. Sì. Poi la seconda cosa, ferma immagine. Ecco, questa era una cosa che abbiamo già fatto vedere altre volte. Pereiro basso a lanciare Di Stefano. Una delle cose che ha cercato sempre ad allenare contro il Catanzaro, che è molto bravo nel palleggio, per uscire dal palleggio, era quella di fare una palla lunga e cercare la palla scoperta dietro la linea. Questo l'abbiamo fatto in 6-7 occasioni, tra cui tutte quante molto profittevoli. E questa ricerca ossessiva, diciamo, della palla scoperta con il lancio lungo dietro la linea, la faceva sia Pereiro ma anche altri calciatori. E Pereiro sempre il solito movimento che torna dentro. Però torna sia fuori in questa azione che in un'altra, quell'altra dove il cross è più alto, non raso terra, si nota la mancanza del centravanti. Io ho visto un Carboni più presente. Comunque Di Stefano, chi l'ha visto giocare sta partita, secondo me centravanti, però guadagni proprio in quelle palle lì. Comunque Di Stefano, chi l'ha visto giocare sta partita, secondo me se l'è segnato, perché questo è uno dei pochi giocatori in Italia ancora che punta l'uomo. Sono d'accordo. Strappa forte. Può andare a destra, a sinistra. Non possiamo di niente perché calcia grossa. Se si verificherà una certa condizione, diremo alcune cose anche. Allora, sempre l'altro tema tattico, secondo me. Boa ha spoilerato lui quando. Ecco. Vabbè. Altro tema tattico della partita è stata l'aggressione alta, quindi la palla lunga dietro la linea e l'aggressione alta. Questa l'abbiamo fatta tante volte, sempre con Amadouchi. Nei faticanti, lo sta a me. Esatto, sì. Fondamentale. Vedi il rombo tutto intorno al portatore di palla, classico questo atteggiamento dell'aggressione alta, della squadra, no? Che va in iperpressing. In questo caso è sempre Amadouchi, in tutte le azioni è sempre Amadouchi che va a fare la pressione sul portatore. C'ha le spalle coperte da fatica. Sì, però si crea sempre... Tu fai l'aggressione alta cercando ovviamente di circondare, tra virgolette, ma non entriamo nel tecnico, l'avversario che tiene palla. E quindi dove è che rischiavamo? Quando non veniva bene l'aggressione alta, è successo nel primo tempo 2-3 volte, Canzaro usciva subito. Perché Petriccione giocava un tocco, quindi bravo. Se lì la scarica su Petriccione c'è subito la giocata prima. E un 2 contro 1 con faticanti. Certe volte abbiamo rischiato potenziali occasioni perché loro venivano fuori palla al piede quando ci saltavano la prima linea di pressing. Poi dopo ci siamo assestati meglio, è andato tutto ok. Il faticante avrebbe meritato di giocare qualche partita. Sì. Ancora, guarda. Catanzaro va sia in ampiezza che in profondità, palleggia e lancia lungo, quindi è di difficile lettura. Bravo. E facciamo vedere la slide successiva che conferma quella che abbiamo appena visto. Guardate, stessa cosa. Eccola qua. Vedi, ancora aggressione alta, sempre stessa cosa di prima, sempre Amadouchi che va sul portatore di palla. Caranzaro che costruisce da basso e qui, anche qui, rombo a chiudere le linee di passaggio. Questa cosa la Ternana ce l'ha proprio nel suo DNA, viene bene soprattutto con le squadre che palleggiano, che non ti escono veloce. E qui riconquista la palla, qui ci sarà la paratona di Fulignati sul colpo di testa di Stefano. Questa Breda l'ha preparata molto bene. Diciamo che il colpo di testa non è proprio il colpo migliore di Stefano, via. Poi andiamo avanti, ancora, sempre sulla palla lunga, dietro la linea, eccola qua.
di nuovo i due principi che dicevo prima, palla lunga dietro la linea, in questo caso è sempre mi pare di Stefano, e no, Dionisi comunque diciamo queste due cose ha fatto essenzialmente la Ternana, andare a trovare la palla scoperta, la ciabattata da Ruperino, la ciabattata di Ruperino, tra l'altro qui palla d'oro di Pereiro, vabbè, forse leggermente dietro, ma comunque calcia male, dietro. L'unica c'era troppo dietro, okay. Sì, vabbè, però guarda, si vede bene, puoi anche non calciarla, insomma, se sta un po' dietro, ecco, magari rientri, la fa un tocco, vedi? Ecco. Poi uno dei problemi diciamo più importanti che abbiamo avuto in tutta la stagione, e quindi si è riproposto anche con Catanzaro, è questa infilata che noi prendiamo sempre tra terzo e quinto di difesa, se la fa vedere Alessio, l'abbiamo presa anche col Catanzaro, eccola qua, terzo e quinto schierati, terzo è Lucchesi, il quinto è Favasuli. Questo è uno dei problemi, no Alessandro, delle difese che si schierano a tre, in particolar modo la Ternana spesso ce l'ha, allora sbagliamo l'uscita, Lucchesi si vede troppo alto, chi è quello la che linea. Si inserisce? Van de Putte? Quello o che no, si inserisce mi pare che Van de Putte è quello che è entrato al secondo tempo, credo sia Miranda, credo sia Miranda, diciamo non è importante chi entra, no, per sapere se dove aiuta Favasuli, che no è di Miranda, però Favasuli guarda, concetto, guarda che postura Favasuli, scusate, sì sì. Ah no, è di Stefano. È di Stefano, ecco, Favasuli, eccolo da qua. Però al di là di chi entra è il concetto. La postura del corpo, era entrato Dionisi, la postura del corpo di Stefano è totalmente sbagliata, perché lui lo vede che è difensore, voglio dire. No, si fa, no, si fa per parlare, non è guarda, all'iniziazione si vede che c'è Dionisi. Era già entrato Dionisi, quindi è scalato qui, quindi di Stefano è andato lì. Però avete visto com'è sbagliato l'orientamento, perché lui dopo perde un passo. E Sharawi ha 32 anni ha imparato a fare. Era per dire, poi però, devo sottolineare quello che ha detto Gianni, che dalle mura questo passo, dopo va a chiudere, è stato molto bravo, ma questo passo lo poteva fare un po' prima perché tu non c'hai avversario, quindi Casasola veniva un po' dentro, ma soprattutto c'hai Favasuli che già stava pronto, e c'era un 3 contro 1 centrale, che c'era dalle mura, Casasola e Favasuli contro soltanto l'attaccante, dopo dalle mura chiude bene. Però qua io quello che voglio far vedere è che noi questo problema ce l'abbiamo avuto tutta la stagione, al di là degli interpreti, ce l'abbiamo avuto sia a sinistra che a destra, perché quante volte Casasola e quindi allora qua è un problema proprio che ce l'abbiamo, ce lo portiamo dietro. Lucchesi qui poteva anche tenere la linea invece di fare l'uscita, però, e poi tra l'altro è uno dei problemi storici. Attenzione, può darsi pure, che Breda voglia questo, cioè può darsi che Breda voglia i tre stretti a copertura della porta, che in base a come arriva palla escono. Comunque c'era di Stefano che magari non si è fatto un po' uccellare, se fosse stato Favasuli forse, non lo so. Però lo pigliava sempre in velocità. Si è fatto uccellare. Facciamo dell'ultima. È meraviglioso. L'ultima qui invece è l'importanza di quel movimento dei Luperini, che magari qualche gol se lo mangia, però guardate qui quanto è importante sul gol nostro, perché qui Miranda, che è quello in giallo, stringe troppo la linea, la stringe troppo e si perde di Stefano, è completamente solo. Però nel proseguo dell'azione si vedrà che il movimento di Luperini che va dentro l'area ad attaccare proprio l'area, vedi, Miranda lo segue per un po' e si perde ancora di più di Stefano. Quindi se non fosse stata, diciamo, da parte di, non ci fosse stata da parte di Luperini quella entrata in area, Miranda si poteva. Quindi Dionisi gliela poteva anche dare. Guarda Luperini come entra dentro, vedi Miranda come fa, va vicino a Luperino e perde quel tempo di gioco per andare su di Stefano. Magari tirava uguale di Stefano, però avrebbe potuto fare un pochino più marcato, coperta. Certo. Gammaducci ha messo una bella anche Gammaducci. Però lì sbagliano loro. Lì Dionisi gliela doveva dare, però. Ma sbaglia. Ecco, siamo stati fortunati che c'è stato il sbaglio. Ma sbagliata, manco l'idea di Dionisi, però. Stop, finito.